infatti finalmente oggi apre il sottopasso carrabile e questo consentirà di avere i flussi di auto, una soluzione che consenta di raggiungere via Sacramora, appunto dall'asse di via Mazzini che arriva poi fino a Torre Pedrera. È stato un cantiere lungo, lo sappiamo, ma era molto impegnativa l'opera che è stata realizzata e oggi finalmente anche la viabilità carrabile può avere questo sfogo, questa apertura appunto verso di attraversamento sotto la ferrovia verso via Sacramora. Era già stato aperto il sottopasso ciclopedonale con l'avvio delle scuole, ma questa soluzione era importantissima e attesa dalla città e finalmente oggi siamo qui ad aprirlo. Il pensiero oggi ovviamente, oltre all'infrastruttura, al lavoro enorme, al ringraziamento che diamo a tutti i tecnici, all'impresa che ha lavorato, ai tecnici sia dell'amministrazione comunale che di RFI che hanno seguito l'opera, il pensiero non può non andare anche in me alla vittima che ha visto questo cantiere durante le lavorazioni, per cui c'è anche un ricordo, diciamo, nell'aprire questa infrastruttura per le famiglie, una stretta che l'amministrazione vuole dare, una vicinanza alle famiglie della vittima, perché ahimè purtroppo questo cantiere sappiamo che ha avuto anche quella situazione. È una giornata importante questa perché si inaugura una grande opera in un quartiere che è il più popoloso di Rimini, con delle funzioni strategiche come il centro studi, e riguarda anche un aspetto importante perché è un altro cantiere che apriamo nel momento post-Covid, che è fondamentale per Rimini. Vogliamo anche ricordare la persona, il capocantiere che ha perso la vita qualche mese fa, pensando anche che questo è uno di quegli interventi fondamentali per la città che fanno di Rimini ancora di più un polo attrattivo e di funzionalità nelle sue funzioni quotidiane, turistiche e di servizi.